Nuova tappa del Trend and Blues Festival ieri sera a Migiano con il South Express Blues Band. Prosegue quindi la grande kermesse dedicata a giovani band emergenti e grandi artisti internazionali. Prossima tappa a Ruffano il 24 con i Papaveri Rossi per un tributo a De André. Ancora una tappa per il Ruffano Trend and Blues Festival organizzato dall'Unione dei Comuni Terra di Leuca Bis. La manifestazione è ormai giunta alla 7ª edizione e continua a riscuotere sempre maggior successo. La grande kermesse musicale, come ogni anno, si svolge nel mese di luglio. Visto il grande successo di pubblico e di consensi, quest'anno si è voluto allargare la manifestazione all'Unione dei Comuni, di cui Ruffano fa parte. Il festival è nato per allietare le serate dei numerosi turisti presenti sul territorio salentino durante l'estate, quindi anche per promuovere le attività commerciali e turistiche del territorio e per dare spazio a gruppi musicali di giovani emergenti che diversamente non avrebbero opportunità di esibirsi in pubblico. La ciliegina sulla torta è rappresentata dalla presenza di un big sia nazionale che internazionale per ogni serata. Così ieri sera a Migiano, in piazza Giovanni Paolo II, si sono esibiti i South Express Blues Band con la partecipazione straordinaria di Dilu Miller con la Cisco Blues Band. Ma i prossimi appuntamenti saranno il 24 luglio a Ruffano, Piazza Libertà, con i Papaveri Rossi, concerto dedicato a Fabrizio De André per il 10° anniversario della sua scomparsa e la partecipazione straordinaria della Family Style. Il 25 luglio, sempre a Ruffano, con i Brown Sugar Blues Band, il quartetto Dario Conge e Don Adan e la partecipazione straordinaria di Aida Cooper e la Night Life. Mentre il 26 luglio, in Piazza Libertà, chiusura della manifestazione con il concerto del grande Solomon Burke, The King, e della sua orchestra.